Sì, buonasera, io mi presento. Sono la signora di Grazia Carmela, di Lentina e moglie del signor Scolla Alfio, ex dipendente, adesso pensionato, ex dipendente ASI IRSAP di Siracusa. Questa lettera è indirizzata, purtroppo, è rivolta al presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, al vicepresidente della Regione Sicilia, Luca Sammartino, al direttore generale dell'IRSAP, Gaetano Collura, all'assessore dell'Istituto regionale attività produttive Sicilia Edita Maio e al commissario che ha nominato lui stesso circa 6 mesi fa, Giovanni Larda. Purtroppo questa lettera, mi spiego subito perché ho scritto una lettera. Gli argomenti sono la pensione integrativa e il TFS. Inizio da lei, egregio signor Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani. È da 6 mesi che ho mandato un'email, ma nessuna risposta mi è arrivata purtroppo, perché io desideravo un incontro con lei che non c'è mai stato. Così ho deciso di mandarle questo messaggio, sperando però che capisca. Lei, signor Presidente Renato Schifani, è responsabile dell'operato dei suoi dipendenti e di tutti i dirigenti che lavorano negli enti pubblici e negli uffici della Regione Sicilia. Avendo lei scelto di ricoprire questo gravoso ruolo, le chiedo adesso di ascoltarmi attentamente, di risolvere il mio problema e di considerarlo tra le sue priorità, prendendosi anche le sue responsabilità, perché lei ha il potere di intervenire. Da lei mi aspetto risposte e certezze. Le spiego, a mio marito Scolla Alfio, in pensione da circa 6 anni, ex impiegato ASI di Siracusa, IRSAP e anche di Siracusa, con 40 anni di contributi, i dirigenti IRSEP, cioè il direttore generale e ingegnere Gaetano Collura, sta negando un diritto molto importante, cioè sta trattenendo parte del TFS di mio marito, inventandosi che purtroppo il reddito di anzianità mio marito dal 2010 al 2016 l'ha percepito indebitamente. Aspetta. Scusate. Innanzitutto la parola indebitamente è molto grave, perché mio marito non ha mai rubato soldi a nessuno ed è una persona molto onesta. Forse indebitamente li ha presi e ancora li prende chi ogni mese prende i soldi. Perché le buste paga erano fatte dal contabile e un impiegato non può ogni mese andare dal commercialista a farseli controllare. Viene anche da ridere. Questa è un'accusa molto grave e ciò che sta facendo è abuso di potere, l'ingegnere Gaetano Collura. Il TFS non si tocca, è un reato. Intanto il TFS di mio marito voglio sapere dov'è. Non lo voglio sapere soltanto io, ma tutti i pensionati che sono andati in pensione dal 2017. È incomprensibile dove è andato a finire, perché si trovava depositato alle Generali di Milano. Nessuno ha il potere di toccarlo. L'incarico di fare tutti questi conteggi, il direttore Collura, l'ha dato a un dirigente che purtroppo già era stato indagato e anche condannato e rimesso di nuovo al suo posto, come succede in Italia, anzi in Sicilia. Ma come può fare un dirigente che è stato condannato ai miei conteggi? E come mi può dimezzare il TFS? Questo è il colmo, è un abuso. Mi rivolgo a lei, signor Presidente della Regione Renato Schifani, intervenga immediatamente, anche perché al Tribunale di Siracusa i giudici stanno rinviando le cause che fanno tutti i pensionati dal 2017 in poi e anche dopo 2 anni. Noi non siamo più disposti ad aspettare. Veda pure il sito dell'IRSAP, quante cause ci sono e quando vengono pagati gli avvocati. 8-9 mila euro ogni causa. Questi sono soldi nostri, dei cittadini siciliani. La prego di intervenire anche su questo punto. Io chiedo le dimissioni personalmente, io personalmente chiedo le dimissioni del direttore Gaetano Collura. Questa è una vergogna. Per fare il direttore si deve avere la prima fascia. Non penso che l'ingegnere Gaetano Collura ha la prima fascia. Intanto si vede i suoi dei documenti e non
vada a rifare tutto il percorso lavorativo di mio marito. Forse deve controllare i suoi documenti e non toccare i soldi dei dipendenti. È un insulto a un lavoratore che dopo 40 anni di lavoro non può avere e fare ciò che vuole con il proprio TFS, cioè i propri progetti e i propri sogni. Le chiedo di intervenire immediatamente per ciò che sta succedendo, perché già siamo all'esasperazione. Qualche giorno ci vedrà dietro la porta del palazzo della Regione Sicilia con una tenda e le catene. Si presenti per favore, solo lei può risolvere questa situazione. Adesso per un altro argomento mi rivolgo al vicepresidente Luca San Martino. Ho telefonato un sacco di volte, dottore Luca San Martino. Adesso lei è vicepresidente. La sua segretaria è arrivata a un punto, è da dicembre, dopo Natale, che io telefono. È arrivata a un punto che mi dice: signora, non telefoni più, la farò richiamare dal dottore, dal vicepresidente della Regione Sicilia. Io non ho ricevuto fino ad oggi nessuna sua telefonata. Dottore vicepresidente San Martino, io mi rivolgo a lei per la pensione integrativa. La legge l'ha fatta, penso, lei, Cafeo e la Foti. Ma che cosa avete firmato? Che cosa avete inserito in questa legge? Una legge anticostituzionale, e lo dico forte perché tutto quello che io dico lo posso dimostrare. La legge di Crocetta del 2014 non è più valida e voi l'avete inserito, perché è stata bocciata dalla Costituzione. Io ho tutte le prove, tutte le sentenze di quello che dico e lo posso provare. Invece sa cosa penso io? Perché solo 19 ex dipendenti pensionati dell'ASI possono ricevere e avere il diritto ad avere la pensione integrativa e non mio marito e tutti quelli che sono andati in pensione dal 2014? Questo è anche un altro abuso che lei deve risolvere immediatamente, perché anche noi abbiamo il diritto della pensione, anche noi abbiamo pagato il CIP, contributo integrativo pensionistico, per 10 anni. Dove sono andati a finire questi soldi non si sa. Lei di certo non glielo chiedo perché non lo può sapere, però deve modificare immediatamente la legge. Però penso anche un'altra cosa, che fra i 19 che prendono i soldi ci sono stati quelli che l'hanno prestato per inserire quella legge, perché la dovevano prendere solo loro. Questo è un gioco sporco e schifoso, e lei lo sa. Vicepresidente, lei non poteva non sapere che la legge di Crocetta non era costituzionale, era anticostituzionale, perché se lei sapeva di mettere quella legge, sapeva che legge metteva. Quando ha fatto la legge per i pensionati integrativi dell'agosto 2022, la legge non ammette ignoranza, perciò si dimetta anche lei o modifichi subito la legge. Anch'io ho una famiglia, figli e nipoti, e noi non siamo pensionati di serie B. Queste persone si dovrebbero vergognare per quello che hanno fatto. Signor Presidente, è un errore gravissimo, per favore aggiusti la legge, la modifichi. Noi stiamo, tante famiglie che stiamo aspettando la pensione integrativa. Adesso passo a un altro argomento. Mi rivolgo all'assessore Edita Maio. Assessore, io ho telefonato fino alla scorsa settimana anche a lei, da gennaio, e la signora che risponde al telefono mi dice sempre: l'assessore è fuori sede, appena torna la faccio chiamare. Nessuna telefonata né da parte sua né da parte di nessuno, né da parte del suo segretario personale. Non ho ricevuto niente. Come mai ricoprite ruoli importanti alla Regione Sicilia e poi non date retta alle persone che hanno bisogno di esprimere i loro problemi? Lei ha nominato il commissario della provincia orientale delle ASI di Siracusa, compresa l'ASI di Siracusa, il dottore magistrato, giudice e procuratore Giovanni Ilarda. Purtroppo né lei, assessore Edita Maio, e né il commissario Giovanni Larda siete raggiungibili. Vi prego di scendere dalle vostre poltrone, aprite cassette e fate piazza pulita dei documenti che ci sono nei cassetti dell'ASI, quelli che ha firmato l'avvocato, il commissario prima, Achille Piritore. Sono tutti documenti falsi, queste non sono leggi, se la sono inventati.
Io ce l'ho questi documenti, perché fino all'ultimo l'avvocato Achille Piritore ha mandato una raccomandata a mio marito dove dice che il TFS di Scuola Alfio rimanente è dell'ISAP, è dell'ASI, non si sa di chi è, non si sa neanche dov'è. Vi prego di scendere, aprite cassette, non è giusto che vi chiudete nella vostra corazza, non potete svolgere il ruolo che vi hanno assegnato così, perché rappresentate lo Stato e lo Stato deve essere presente con i cittadini. Non deve funzionare così, ci dovete essere, perché se non vi sentite di svolgere il vostro ruolo e che non siete all'altezza, dimettetevi, ci sono tante altre persone che possono farlo. Mi rivolgo a lei, giudice, magistrato, commissario dell'ASI della Sicilia orientale, Giovanni Ilarda. Ho letto la sua biografia e sono convinta, per ciò che ho letto, che lei è una persona veramente onesta, una persona umana, però purtroppo ho visto che anche lei è irraggiungibile. Ero convinta che si sarebbe interessato per noi, per i nostri problemi, rendendosi a disposizione dei pensionati ex dipendenti ASI, ma non è stato così. Nessuna visita all'ASI di Siracusa, perché io mi informo ogni settimana. Anche quando, se qualche volta sarebbe stato presente nelle sedi dell'ASI, ma niente, signor commissario, la prego di prestare attenzione alla situazione di sblocco del TFS, perché io penso che lei è una persona onesta e attenta, e umana soprattutto. Prenda in mano la situazione e sblocchi il nostro TFS, perché penso proprio che lei non è d'accordo a non darci i nostri soldi. Nessuno può negare il TFS a una persona che ha lavorato per 40 anni. È un diritto, non potete calpestare i nostri diritti. Io non sono disposta a farmeli calpestare, signor commissario, perché il commissario di prima, Achille Piritore, sicuramente ha firmato l'ultima raccomandata sotto pressione, secondo me, io la penso così, e poi si è dimesso. E come mai, un'altra cosa, i dirigenti della regione, io ho anche la lettera qua e quando lei vuole ci possiamo incontrare, le faccio vedere i documenti, ai dirigenti della regione Sicilia non si tocca l'RDA, anche loro hanno percepito l'RDA in più. E anche quelli che sono andati in pensione dal 2010 al 2016, come mai non avete chiesto l'RDA? Perché lavoravano in quel periodo con mio marito. Chiedeteglielo. Commissario Giovanni Ilarda, risolva presto questa situazione, si faccia vivo, perché a breve ci vedrà incatenate alle sedi dell'ASE di Siracusa, occupando anche il consorzio finché qualcuno non si farà vivo. Lei stesso ha detto che in un moderno Stato democratico, e io l'ho letto nella sua biografia, la giustizia è garanzia per i diritti di ciascuno ed è un servizio da rendere con umiltà, coscienza e trasparenza ai cittadini e alla collettività. La mette in pratica, da persona seria quale lei è. Adesso finisco dicendo che io lotterò per i miei diritti. Sono una nonna, una mamma, una moglie, ma soprattutto sono una donna che lotto ogni giorno per le difficoltà che mi riserva la vita. Ma attenzione, nessuno può negare i miei diritti, perché sono anche i miei, faccio parte del nucleo familiare di mio marito. A causa di persone cattive non si può soffrire, e questo io non l'accetto di sicuro, perché lotterò e vi porterò alla Corte Europea. Sicuramente sarà così. Datevi da fare, fatevi sentire e fatevi presente. Perché per qualsiasi chiarimento o per parlare con me, rivolgetevi al giornalista Nello La Fata, che ringrazio personalmente per avermi dato la possibilità di farvi questa lettera. Grazie e buonasera.